realizzare laboratori intergenerazionali all'interno di questa via, abbiamo condotto delle passeggiate comunitarie che hanno permesso a tutti noi di scoprire angoli più nascosti della nostra città e di scegliere poi questo come luogo da valorizzare con piccoli interventi. Pensavamo che fosse il posto ideale dove poter fare un piccolo progetto di riqualificazione urbana, soprattutto per la vista panoramica che c'è dietro della chiesa del Duomo di San Giorgio. Questo progetto mi ha permesso di apprezzare le nostre vie di Modica e sono stata felicissima di dare il mio piccolo contributo e dare una mano a tutti i ragazzi che hanno collaborato ad aggiornare questa via e migliorarla. Sono felice di far parte di questo progetto, fare nuove amicizie, collaborare e rendere un posto di Modica ancora più bello. Diciamo che per concludere possiamo utilizzare la frase che i ragazzi stessi hanno deciso di scrivere su ogni lavagnetta che troverete su questo percorso, e cioè: ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.